Un cordiale saluto a tutti ragazzi e bentornati qua sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi nuova postazione per gli unboxing che non è nient'altro che la mia console con degli stand sopra. E come potete ben vedere abbiamo un nuovo prodotto che mi è stato inviato da un'azienda che già mi aveva inviato altri prodotti. È di Handyshine. Ringrazio i ragazzi di Handyshine che oggi hanno voluto inviarmi un prodotto che è il WiMAXi Display 14 pollici e niente, andiamo subito ad unboxare questo prodotto e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, partiamo, scartiamo questo WiMAXi, vedete, ecco qua, e troviamo subito copertura, vabbè, ed il display nel suo cellophane. Andiamo ad unboxare e questo display può essere utilizzato come secondo schermo su PC oppure su dei telefoni come secondo schermo attaccato USB-C e oppure in questo momento ho preso il mio Nintendo Switch e quindi vi farò vedere dopo, proveremo ad attaccarlo e vedremo se funziona. Quindi niente, abbiamo questo prodotto che è subito molto bello perché ha una cover esterna magnetica molto carina e ha una, vabbè, la protezione la togliamo, la protezione dello schermo la togliamo, è molto simile alla protezione che abbiamo la cover di un iPad classica, la mettiamo così e vedete che staziona benissimo e molto molto carino come prodotto, molto carino e niente. Adesso andiamo a guardarlo e vediamo che ha un jack per le cuffie, ha un bottone che credo sia quello per accendere il display, poi abbiamo un altro tasto che credo sia per le impostazioni. E da quest'altra parte invece abbiamo due prese USB-C, un'altra presetta HDMI e poi abbiamo l'uscita dell'audio. Abbiamo l'uscita dell'audio, come potete vedere qui, in questo punto ci sono i jack, mentre di qua ci sono tutte le varie prese USB e quant'altro. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo una presa, un caricatore a muro, poi abbiamo dei cavetti vari, abbiamo una pellicola per pulire lo schermo, cavetti che sono un cavetto USB-C, un cavetto USB-USB-C e un altro cavetto che invece è HDMI. Quindi niente, adesso andiamo a provarlo subito. Andiamo a provarlo subito. Dunque, bisogna. Adesso è scarico, quindi per ricaricarlo bisognerà attaccare il cavo della presa a muro. Ritorno subito. Eccomi qua, ho attaccato il cavo della presa a muro e l'andiamo a mettere su il cavo. Lo andiamo a mettere sul WiMAXi e vedete che subito si accende e ci dice nessun segnale. Se poi prendiamo questo bottone, potrete vedere che si illumina, dice Type C1, Type C2, HDMI e automatico. Con questa impostazione resta automatico. Vedete? Si accende e qui sotto ci sono le varie impostazioni. Nel nostro caso lo lasciamo automatico ovviamente. Cosa facciamo? Prendiamo l'altro cavetto USB-C e andiamo a provare se va con la nostra console. Quindi andiamo ad attaccarlo alla nostra console e in teoria se noi azioniamo la nostra console si dovrebbe vedere
sul nostro schermo, e difatti si vede sul nostro schermo. E anche l'audio va nel nostro schermo. Guardate, adesso io ve lo faccio vedere. Praticamente vedete esattamente quello che ci sarebbe qui, quindi veramente carino. Ecco qua. Questo è come si vede. Questo adesso c'è caricato Diablo, che è un gioco che ci stavo giocando. Però è veramente bello questo schermo e non è neanche piccolo, tra l'altro. Vedete che ottimo, direi veramente veramente un ottimo prodotto. Adesso ve lo imposto, vi faccio vedere un attimo il gameplay, anche se probabilmente non mi interessa, vedete che sta da solo. Io, come vedete, si vede molto bene, anche l'audio è ottimo. Quindi vi consiglio questo articolo, vi lascio il link chiaramente in descrizione, molto bello e molto utile, lo potete utilizzare anche con un vostro cellulare, fate la stessa cosa, è veramente ottimo, perché si vede molto molto bene. E quindi niente, non mi resta che salutarvi e ci vediamo con un nuovo video. Ringrazio gli amici di HandyChan che mi stanno veramente inviando degli ottimi prodotti. Questo è il loro monitor da 14 pollici, WiMAX IT. E quindi niente, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. E dalla nuova postazione unboxing è tutto. Io sono Manu. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. E ci vediamo presto, ciao a tutti!